Qui ci chiedono di risolvere, a meno di quadrature, l'equazione differenziale ordinaria y secondo uguale y y primo. Questo è un esercizio tratto da un testo d'esame assegnato nel gennaio del 2013 alla facoltà, uno dei due canali, di ingegneria gestionale dell'Università La Sapienza di Roma. Questo docente, che probabilmente credo che nel 2016 abbia lasciato la, nel 2017 abbia lasciato la, la cattedra, si è trasferito da un'altra parte, quindi non sia più nella facoltà di ingegneria gestionale, ma in ogni caso non sono certo di questo, ha assegnato questo tipo di equazione differenziale, che come potete notare è un'equazione differenziale secondo ordine, autonoma però, cioè mancante esplicitamente della variabile x. Dunque una domanda, uno che non è esperto dice, ma che significa risolvere a meno di quadrature? Ne abbiamo già parlato tante volte, effettuare una quadratura vuol dire integrare, quindi ci dicono fai a meno di risolvere l'integrale in questa equazione differenziale, quindi probabilmente il docente vuole solamente un'impostazione dell'equazione, che probabilmente verrà fuori un'integrale non facilmente non risolvibile con le tecniche elementari. Come si risolve? Si risolve nel solito modo, si pone y' uguale una funzione p della variabile y, da cui y secondo lo sappiamo ormai è p, p'. Quindi otteniamo che p'p è uguale a py. Notiamo subito come quando p è uguale a 0 si annullano sia il membro di sinistra che il membro di destra, quindi p uguale a 0 risulta essere una soluzione che possiamo chiamare stazionaria, un integrale singolare, che valuteremo alla fine se effettivamente è un integrale singolare di prima specie oppure rientra nella categoria integrali particolari. Lo vedremo se viene determinato per un particolare valore di c, compreso anche il valore infinito, oppure per nessun valore c. In quel caso lo definiremo un integrale singolare di prima specie. Posto p diverso da 0, possiamo eliminare 2p, arriviamo a questa equazione per il primo ordine del tipo p di y uguale a y. Ci tengo a scrivere p di y perché, attenzione, la variabile dipendente è la p, la variabile indipendente è la y, ecco perché è chiamata anche equazione, sono chiamate anche equazioni differenziali autonome, mi viene in mente questo docente, le chiama in questa maniera, mi sembra. Diciamo, come fai a sapere tutte queste cose? Sono una spia, lo so, insomma, niente di, non è l'unico che le fa, che le tratta. Quindi attenzione che l'equazione differenziale che stiamo considerando, l'equazione differenziale è la variabile separabile, dove y è quello che di solito è la x, in questo la g di p in questo caso è come se fosse 1, mentre la f di y è y. Quindi abbiamo che in questo caso abbiamo l'integrale di dp è uguale a c con 1 segnato per esempio più l'integrale di y in dy, da cui p di y pertanto è c con 1 segnato più y quadro mezzi, che sappiamo essere l'integrale di y. Facendo un minimo di multiplo e ponendo ad esempio 2c1 segnato per c1, ma anche no, si può anche non fare, otteniamo che p di y, ovvero l'integrale generale di questa equazione differenziale di primo ordine autonoma, è c con 1, che sarebbe 2c1 segnato che è c1 più y quadro, tutto diviso 2. Possiamo notare come effettivamente p uguale 0 non lo otteniamo per nessun particolare valore di c1, perché se diamo c1 a c1 0 rimane questo y quadro, se diamo c1 infinito rimane comunque infinito, quindi niente, p uguale a 0 quindi è da considerarsi un integrale singolare e pertanto messo lì y' uguale a 0 vuol dire y uguale costante, y uguale k è un integrale singolare di prima specie che va unito alla, per ogni k appartenente ai reali, va unito alla soluzione generale che troveremo, qualora si possa trovare, credo di no, perché comunque ci parla di risolvere a meno di quadrature, quindi non potremo trovare l'espressione esplicita dell'integrale generale. A posto di p di y ci rimettiamo y' di x, otteniamo che y' di x è pari a c1 più y quadro, tutto diviso 2, che è un'altra equazione differenziale a variabile separabile, stavolta notiamo che la variabile indipendente è la x, siamo tornati alla normalità, quella dipendente la y. Quindi abbiamo che c con 1 più y quadro, attenzione, qui va fatta una considerazione, perché comunque c con 1 più y quadro non è detto che sia sempre diverso da 0, perché qualora, qua probabilmente andrebbero fatte delle casistiche, ovvero c1 uguale 0, c1 positivo, c1 negativo. Faccio notare che se c1 è 0, y uguale 0 è da considerarsi, lo vedremo dopo se lo è, un integrale singolare,
se C1 è positivo, C1 più Y quadro è diverso da 0 per ogni Y appartenente ai reali, attenzione che se C comune è negativo, dobbiamo porre, viene che Y quadro è uguale a meno C1, quindi Y deve essere posto diverso da più o meno radice di meno C1, no? Occhio a queste casistiche che vanno fatte. In generale, posto C1 più Y quadro diverso da 0 comunque, avremo che l'un mezzo, io lo considererei come la funzione costante della sola variabile x, scriverei che l'integrale di dy fratto c con 1 più y quadro è uguale a c con 2 più un mezzo integrale di dx, che un mezzo abbiamo regalato alla funzione della variabile x. Occhio quindi che il testo ci dice di fare a meno delle quadrature, quindi qui finirebbe qui la nostra, il nostro esercizio. Scritto come? Se non vogliamo commettere abusi di notazione, dovremmo scriverlo così. Scelto ad esempio eta la variabile, de eta diviso c con 1 più eta al quadrato, lì mettiamo appunto la variabile y, è pari a c2 più un mezzo x, dove ovviamente rimane così. Altrimenti, se volessimo in maniera facoltativa risolvere comunque questi casi, i casi sarebbero molteplici, perché vedete che se c1 fosse 0 avremmo un integrale di se c1 è 0 avremo in particolare l'integrale di y su y quadro uguale a c con 2 più un mezzo x, e cioè vi ricordo che l'integrale di 1 su y quadro è meno 1 su y, questo magari lo indichiamo con c2 segnato, avremo un meno 1 fratto y uguale a c2 segnato più un mezzo x, moltiplichiamo per meno 1, andremo a ottenere che 1 su y è pari a meno c2 segnato meno un mezzo x, per esempio. Ci stiamo dilungando così per divertirci un po', e quindi conseguentemente, facendo un minimo con i multipli, abbiamo che 1 su y si può scrivere come un meno 2 c2 segnato meno x tutto fratto 2. Conseguentemente, nel caso in cui c1 sia 0, perché c1 può essere 0, positivo o negativo, è una costante, ma questo comunque non ci viene chiesto dal test dell'esame, notiamo come y di x è pari a 2 volte diviso, ponendo meno 2 c2 segnato pari a c2, c2 meno x, no? Con c2 ovviamente meno x diverso da 0. Facciamo notare come uguale, dunque se c1 è 0, y uguale 0 potrebbe essere un integrale singolare, ma specie non lo è, perché lo otteniamo per c2 tendente a infinito, quindi non è y uguale 0, non è un integrale singolare, ma specie, ma rientra nella categoria degli integrali particolari. Se c1 è positivo, e quindi vuol dire che comunque questo c1 più y quadro non si annulla mai, abbiamo che questo integrale qua è un integrale immediato del tipo arco tangente, ovvero scrivibile come 1 fratto la radice quadrata di c con 1 arco tangente di y sulla radice di c con 1 uguale a c2 più un mezzo x. L'espressione che possiamo lasciare assolutamente così, moltiplicando per radice di c con 1 da una parte all'altra, poi magari anche invertendo, però insomma facciamolo se vogliamo, ma non è una cosa che facciamolo, questo lo lasciamo così com'è. Moltiplicando entrambi i membri per questa costante, ovviamente qui si suppone che c1 sia positivo, strettamente positivo, moltiplicando per radice di c1 da una parte all'altra otteniamo che l'arco tangente di y su radice di c1 è pari a c con 2 radice quadrata di c con 1 più
mezzo x per radice di c1, o radice di c1 anche possiamo metterlo a fattore comune, e conseguentemente abbiamo che y sulla radice di c1 è la tangente di questa quantità qua. Magari raccogliamo la radice di c1, si chiama c2 più mezzo x. In definitiva, nel caso in cui c1 sia strettamente maggiore di 0, questa volta l'integrale generale nella equazione differenziale autonoma, che ripeto non ci viene richiesta perché comunque ci dicono di fare a meno di quadrature, vale y di x uguale radice quadrata di c1 tangente di radice quadrata di c1 che moltiplica c2 più x mezzi. Va bene? Ovviamente però comunque per c1 c2 vale il valore ideale. Infine, se c1 è negativo, no? Cambia ancora il discorso, perché se c1 è negativo, questo discorso va fatto qualora non ci chiedessero di fare a meno di quadrature, perché se c1 è negativo, questo binomio di secondo grado sarebbe scomponibile questa volta, ovvero dovremmo scrivere a fratto y meno radice di meno c1 più b fratto y più radice quadrata di meno c1 è uguale a 1 fratto y quadrato più c1. Con la tecnica dei limiti troveremo i due valori. A è il limite per y che tende a radice quadrata di meno c1 di 1 fratto y più radice di meno c1, b sarebbe uguale al limite per y che tende a meno radice quadrata di meno c1 di 1 fratto y meno radice di meno c1. Quello che c1 è negativo, quindi la radice viene, la radice di un numero positivo. Qua avviene un 1 su 2 radice di meno c1, qua viene un meno 1 su 2 radice quadrata di meno c1, e conseguentemente, visto che abbiamo un 1 su 2 radice di meno c1, logaritmo del modulo di questo, meno 1 su 2 radice di meno c1, logaritmo del modulo di questo, raccogliendo fattore comune 1 su 2 radice di meno c1, avremo che 1 su 2 radice quadrata di meno c1 logaritmo di questo modulo del rapporto tra y meno radice di meno c1 y più radice di meno c1. Tutto questo lo andiamo a guadagnare a c2 più mezzo x. Poi volendo qui si potrebbe moltiplicare per due radici di meno c1 da una parte all'altra, scriverlo come l'esponenziale e anche qui arrivare a una soluzione, ma può anche essere lasciata in forma assolutamente implicita. Quindi per c1 uguale 0 l'integrale generale è questo, per c2 positivo l'integrale generale è questo, per c1 negativo l'integrale generale in forma implicita è questo qui, che poi che sappiatelo, se andate avanti potete anche scriverlo in forma esplicita. Questo comunque non è la richiesta del testo, che ci ha chiesto semplicemente di arrivare a quello che vi ho scritto prima, quello con la variabile s, con la variabile eta, ovvero fare a meno di quadrature. Questa è la soluzione finale di questo esercizio, ecco qua.